A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar sul tema Covid-19. Oggi il professor Stefano Gasparini dell'Università Politecnica delle Marche, SOD di Pneumologia degli ospedali Riuniti di Ancona, parlerà del ruolo e delle modalità di effettuazione della broncoscopia. Eventuali domande al relatore possono essere inserite nell'apposita sezione. La parola al professor Gasparini. Grazie, ringrazio AIPO AITS per questa opportunità che onestamente non avrei voluto, ma visto che siamo in guerra, come ormai tutti dicono, e anche chi fa broncoscopia è in guerra, ho accettato volentieri questo invito, cercando di portare alcuni spunti, alcune idee che poi potranno essere approfondite in discussione. E come dicevo nell'invito che ho mandato tramite Facebook, parliamone insieme perché è un problema importante, è un problema che coinvolge tutti gli pneumologi. Bene, per prima cosa vorrei dire che dedico questo webinar al carissimo amico fraterno Marcello Ugolini, che ci ha lasciato pochi giorni fa. Marcello era sempre presente alle nostre iniziative, ai nostri congressi, ai nostri corsi e sono sicuro che se fosse qui sarebbe stato sicuramente collegato con noi. Ciao Marcello. Affronterò due problematiche fondamentali. La prima, forse di minore importanza, la broncoscopia nella gestione dei pazienti affetti da infezione da coronavirus. E la seconda, che a mio avviso è un aspetto un po' più importante e che si protrarrà nel tempo, anche superata l'emergenza, che è come organizzare l'attività broncoscopica durante la pandemia di coronavirus, l'attività broncoscopica rutinaria, diagnostica e terapeutica. Cominciamo con il primo aspetto. Qual è il ruolo della broncoscopia nella gestione dei pazienti Covid? Leggo nei blog, su Pleura Lab e in tutti i media dove si discute della diagnostica, che il problema di effettuare o no il BAL è un problema sentito da tutti e in molti centri addirittura il BAL è richiesto nei pazienti a tampone negativo. Vediamo un po' quale può essere, il ruolo della broncoscopia nella diagnostica delle infezioni con pazienti con Covid. I lavori stanno aumentando di giorno in giorno, le grosse riviste come il JAMO, il New England Journal of Medicine ormai pubblicano esclusivamente e di continuo lavori su questo tema. Questo è uno dei primi lavori su una grossa casistica cinese, pubblicato un paio di settimane fa, 2 o 3 settimane fa, che in effetti dimostra qual è la sensibilità diagnostica delle diverse modalità di prelievo nel identificare il coronavirus. E vedete che in effetti il lavaggio broncoalveolare rispetto al tampone o all'espettorato o il tampone nasale o il tampone faringeo è quello che ha la maggiore sensibilità diagnostica, il 93%, anche se curiosamente in questo studio era stato effettuato soltanto in 15 pazienti, tutti con patologia severa, polmonite severa o tutti sottoposti a ventilazione meccanica e quindi intubati. 93% di sensibilità del BAL, che è di gran lunga superiore a quella dei tamponi faringei o nasali che vedete hanno una sensibilità che si aggira intorno al 60-63%. Quindi il BAL ha una sensibilità diagnostica elevata, ma il BAL ci pone alcuni problemi.
La broncoscopia è una metodica che genera aerosol durante la procedura e quindi ha un altissimo potenziale di trasmettere l'infezione o di diffondere il virus. Alla luce di questo, alcune società scientifiche come l'American Association for Bronchology and Interventional Pulmonology, che ha pubblicato tra le prime uno statement sull'uso della broncoscopia nei pazienti con infezione da Covid-19, dice che preferibilmente il BAL andrebbe evitato e il suo uso limitato alla pulizia delle vie aeree, delle secrezioni, di tappi di muco in pazienti intubati. C'è un altro problema. Il BAL può causare deterioramento delle condizioni cliniche, sono moltissimi lavori in epoca pre-Covid che riportano una riduzione della saturazione di ossigeno in pazienti sottoposti a lavaggio broncoalveolare, la febbre in pazienti sottoposti a lavaggio broncoalveolare, e dal punto di vista teorico noi non possiamo escludere, anche se non vi sono dimostrazioni, che il BAL possa contribuire a diffondere il virus nelle vie aeree. È esperienza comune, io immagino che tra chi ascolta questo webinar ci saranno molti colleghi esperti in broncoscopia, che alcune polmoniti possono avere un peggioramento o un incremento dell'estensione dopo lavaggio broncoalveolare. Sono casi aneddotici, ma che sono presenti, ben presenti nell'esperienza di ognuno. Allora, questo è quello che concludono le linee guida americane. La broncoscopia dovrebbe avere un ruolo limitato nella diagnosi di Covid-19, di infezione da Covid-19, e il suo uso dovrebbe essere concentrato prevalentemente nei casi laddove si suppongono o si cerchino diagnosi alternative. E allora, questa è un altro dei recenti lavori pubblicato su Radiology alcune settimane fa, che ci dice che la TC del torace ha una sensibilità diagnostica che arriva all'88% nella diagnosi dei pazienti affetti da Covid-19, addirittura il 93% dei pazienti con questa infezione ha una TC positiva che può orientare la diagnosi. Quindi la TC del torace ha una sensibilità molto alta e dovrebbe essere considerata, queste sono le conclusioni di Tao in questo lavoro, per lo screening, per la valutazione generale del paziente affetto da infezione da Covid e nel follow-up, specialmente nelle aree endemiche, nelle aree epidemiche ad alta prevalenza, come purtroppo l'Italia adesso è, e dove c'è un'alta probabilità pretest di malattia. La Società Radiologica del Nord America ha recentemente pubblicato un consensus, uno statement sul ruolo della TC, dove sottolinea ancora una volta che addirittura il valore predittivo positivo di un attacco è il 92%, e quindi ci avviciniamo, siamo allo stesso livello del valore del lavaggio broncoalveolare, ovviamente in una popolazione con un'alta probabilità di malattia come adesso è la popolazione italiana. Questi sono 8 casi che abbiamo visto nel nostro ospedale alcuni giorni fa, in 2 giorni sono arrivate queste consulenze. Tra il 26 e il 27 marzo, pazienti con febbre, dispnea e tutti con tampone negativo. Guardate queste TC e ditemi, avreste fatto il BAL in questi pazienti? Facciamo il BAL quando la TC è diagnostica, ad esempio, di fibrosi polmonare idiopatica? No, prendiamo la TC come il pattern TC come diagnostico. Questa schematizzazione
che ricorda molto quella della fibrosi polmonare idiopatica, in cui il pattern WIP all'ATC è distinto in tipico, probabile, possibile oppure non compatibile, mi è stata fornita dall'amico Stefano Elia, che saluto e ringrazio per questo schema, dove voi vedete che il pattern CT può avere caratteristiche tipiche, e non le sto qui a leggere, le potete vedere e eventualmente rivedere, perché questo video sarà poi messo in linea e quindi potrete accedere nuovamente al suo contenuto. Vi è un pattern CT che rende l'infezione molto probabile, quindi tipico probabile, un pattern TAC non tipico, non probabile, ma possibile, in cui l'infezione da Covid, da coronavirus, può essere considerata, pur se non probabile, e poi invece una serie di alterazioni TC che non sono compatibili o sono alternative alla diagnosi di infezione da Covid devono far ipotizzare soluzioni diagnostiche alternative. A fronte di queste evidenze, nella nostra azienda siamo riusciti a far sì che la direzione sanitaria desse questa indicazione e proponesse questa flowchart, questa linea guida, che vede la TC e la consulenza pneumologica come un elemento centrale nel percorso diagnostico, perché il problema è, e lo vedo dai blog, dalle discussioni sui vari social che si hanno, ma il paziente con tampone negativo dove lo mettiamo? Leggo che in alcune realtà ospedaliere il paziente con tampone negativo va in un reparto di degenza ordinario. Questo è un gravissimo errore che noi abbiamo vissuto nel nostro ospedale e che ha portato all'infezione di tantissimi reparti e di tantissimi operatori sanitari. Ricordatevi, lo ribadisco, il tampone ha una sensibilità che si aggira intorno al 60%, che vuol dire 40% di falsi negativi anche a tamponi ripetuti, 2-3 tamponi ripetuti. Quindi il tampone negativo, quando ha una TC che è compatibile, che è probabile per un'infezione da coronavirus, e questo va valutato con una consulenza, ovviamente con un referto radiologico e una consulenza pneumologica clinica, se il pattern è tipico o probabile, il paziente va ricoverato in un reparto Covid. Addirittura oggi alcuni colleghi dicono non c'è neanche bisogno dell'attacco. Oggi in Italia basta la febbre per dire il paziente è probabilmente affetto da infezione da coronavirus, perché viviamo in un momento in cui la probabilità pretest anche del sintomo febbre è estremamente elevata. Quindi il paziente va ricoverato in un reparto Covid se il pattern TC è compatibile. Quello che i nostri infettivologi, che invece sono un po' meno avvezzi a ragionare sull'imaging e invece sono più avvezzi a ragionare sul reperto microbiologico, hanno ottenuto in questo percorso è che si va in un reparto Covid, ma in una stanza singola, fino a quando poi non si otterrà una prova concreta. Però non in un reparto ordinario, non ricoverate nei reparti ordinari i pazienti sospetti, con TC sospetta, con clinica sospetta a tampone negativo, perché è un altissimo rischio di infezione per altri pazienti che sono ricoverati nei reparti di degenza ordinaria, ma soprattutto per il personale sanitario, che a questi pazienti non si pone con le dovute protezioni. Se il pattern è possibile, ma non tipico o probabile, c'è una valutazione multidisciplinare nella nostra azienda, a cui partecipa il radiologo, a cui partecipa lo pneumologo, l'infettivologo, ed eventualmente in questo caso si può considerare il BAL. Se invece il pattern è un pattern alternativo che esclude la presenza di un'infezione da coronavirus, ovviamente l'iter diagnostico sarà conseguenziale in base alle caratteristiche
della TC. Questa flowchart è operativa da alcuni giorni su indicazione della direzione sanitaria nella nostra azienda. Quindi, quali sono le considerazioni che dobbiamo fare sul ruolo della broncoscopia in corso nella diagnostica delle infezioni da coronavirus? La sensibilità del BAL è di poco superiore a quella della TC, ma presenta molti più rischi per il paziente e per gli operatori, per cui la broncoscopia svolge un ruolo marginale nella diagnosi di COVID, di infezione di Covid-19. Va considerata nel sospetto di diagnosi alternative, oppure va considerata in quei pazienti intubati quando è necessaria una toilette delle vie aeree, o per escludere altre diagnosi come sovrapposizioni batteriche che possono insorgere in pazienti intubati e ventilati, e ovviamente diagnosi che possano impattare e che possano avere un ruolo su eventuali scelte terapeutiche. Anche in questi casi, comunque, a fini microbiologici, preferire sempre prima aspirati tracheali o non broncoscopic BAL. Se dobbiamo effettuare una broncoscopia nel paziente Covid, come ci dobbiamo comportare? Ci chiamano in un reparto di malattie infettive perché hanno un paziente con un pattern TC dubbio, non completamente diagnostico, quindi in alcuni casi il BAL si deve fare. Ecco, ricordatevi che l'esame andrebbe condotto in una stanza isolata con pressione negativa. Noi andiamo a farlo al letto del paziente. Tutto il personale deve indossare maschera protettiva FFP3 e occhiali protettivi. Tutto il personale deve indossare indumenti protettivi, camice lungo impermeabile, calzari, copricapo, doppi guanti. Seguendo le istruzioni per una corretta vestizione e rimozione degli indumenti e dei dispositivi di protezione, che dopo vedremo più in dettaglio, perché è importante anche questo, sottolineare e ricordare come ci si deve vestire e come ci si deve spogliare. In questo setting noi utilizziamo broncoscopi monouso. È auspicabile l'uso di broncoscopi monouso se disponibili, specie se andiamo a fare broncoscopie in altri reparti al di fuori della sala broncoscopica. Usare protocolli di disinfezione dei monitor e del materiale riutilizzabile e limitare all'indispensabile il numero degli operatori coinvolti, quindi un medico e un infermiere al letto del paziente. Broncoscopio monouso è auspicabile, attenzione, perché il broncoscopio è monouso ma il monitor no, il monitor dovrebbe essere disinfettato, ma noi preferiamo proteggere e avvolgere il monitor in uno schermo e lo schermo con una pellicola plastificata che al termine dell'esame viene rimossa. Il problema che secondo me invece è di maggiore interesse e potrebbe creare delle criticità è l'attività broncoscopica durante la pandemia. Le altre patologie purtroppo non vanno in isolamento quando c'è la pandemia del coronavirus. Continuiamo a vedere pazienti con neoplasie polmonari, continuiamo a avere pazienti con stenosi, ostruzioni da disostruire. Bene, sempre la American Association for Bronchology and Interventional Pulmonology, che ha presente questo problema, dice: ok, dobbiamo continuare a fare la nostra attività broncoscopica, ma cerchiamo di posticipare quelle che sono broncoscopie dilazionabili, quindi di ridurre il numero e gli esami soltanto a quei casi in cui si prefiguri un'emergenza o un'urgenza. E vedete qui questa lievemente modificata la tabella che l'American Association for Bronchology and Interventional Pulmonology propone, identificando le situazioni urgenti che richiedono la broncoscopia urgente: sospetto di cancro, patologia neoplastica, inalazione di corpi estranei, emottisi, sospetto di infezioni non correlate al coronavirus, stenosi bronchiali o tracheobronchiali sintomatiche,
emottisi massive, migrazioni di stent, e invece nella terza colonna vedete quelle che sono le condizioni in cui possiamo dire al paziente: guarda, in questo momento non è urgente che noi facciamo l'esame broncoscopico, possiamo posticiparlo a tempi migliori. Stenosi tracheobronchiali lievi o moderate non sintomatiche, sospetto di sarcoidosi o di pneumopatie infiltrative diffuse croniche, sospetto di infezioni croniche, la tosse cronica e ovviamente tutte le procedure di riduzione di volume broncoscopica o la termoplastica. Queste condizioni possono aspettare. Di fronte a che cosa ci possiamo trovare in sala broncoscopica per effettuare broncoscopie che non possono essere rimandate? Può succedere che un paziente che abbia un'infezione da coronavirus presenti anche delle alterazioni suggestive per una neoplasia, quindi potremmo trovarci a fare broncoscopie elettive in pazienti Covid noti. Ma quello che è più probabile, più rischioso, è il concetto che potremmo trovarci a fare broncoscopie in pazienti portatori del coronavirus non noti. Ricordatevi che una delle cause per cui questa pandemia si è diffusa e continua a diffondersi in maniera così drammatica è il contagio dei pazienti presintomatici e il contagio dei pazienti asintomatici. Pazienti presintomatici che possono essere fonte di contagio nel 48-77% dei casi e pazienti asintomatici che possono essere fonte di contagio nel 55% dei casi. Alcune settimane fa, quando questa drammatica avventura aveva inizio, noi, prima di fare la broncoscopia, prima di far entrare il paziente in sala broncoscopica, chiedevamo sempre: ma lei ha fatto viaggi? Ma lei ha avuto febbre? Ha febbre? E questo sembrava tutelarci, ma oggi non è più così, perché anche il paziente che non ha mai avuto febbre, anche il paziente che non ha fatto viaggi, può essere fonte di contagio. Per cui nelle aree ad alta prevalenza di infezioni da coronavirus, tutti i soggetti candidati a broncoscopia dovrebbero essere considerati potenzialmente portatori. Stamattina abbiamo fatto 3 broncoscopie a pazienti che non avevano sintomi, ma non potevamo escludere che fossero o dei pazienti presintomatici o dei pazienti asintomatici portatori del virus. E allora le sale broncoscopiche in questo periodo, per tutta l'attività elettiva, dovrebbero essere organizzate come se tutti i pazienti fossero potenzialmente contagiati. Questa è la foto di una seduta effettuata nella nostra broncoscopia a un paziente non Covid noto alcuni giorni fa. E allora come le attrezziamo le nostre sale broncoscopiche? La sala broncoscopica andrebbe dotata di pressione negativa. E qui vedete come abbiamo accolto questa necessità nella nostra broncoscopia: un foro connesso ad un aspiratore d'aria, molto semplice da installare, 2 ore di lavoro. Il delta pressorio è superiore a 10 Pascal, viene controllato ogni 2 giorni e questo assicura una negatività pressoria non solo nella sala broncoscopica ma in tutto il servizio di pneumologia interventistica. E questo è un punto fondamentale che dovrebbe essere attuato. Dovreste richiedere alle vostre amministrazioni di effettuare questa modifica tecnica, che non è costosa, che è dal punto di vista tecnico molto semplice, ma che vi garantisce dal salvaguardarvi dall'aerosol che si genera durante la procedura. I dispositivi di protezione individuale, ovviamente, e ritorno a quello che ho detto quando vi ho parlato della broncoscopia in pazienti Covid, sono gli stessi che abbiamo già citato prima. Tutto il personale medico, infermieri coinvolti nella procedura
devono indossare maschere protettive FFP3 e occhiali protettivi. Tutto il personale deve indossare indumenti protettivi, camice lungo impermeabile, calzari, copricapo, visiera protettiva, doppi guanti, importantissimo l'uso dei doppi guanti. E vanno seguite attentamente, senza distrazioni, le istruzioni per una corretta vestizione e rimozione degli strumenti e degli indumenti e dei dispositivi di protezione. Qui apro una parentesi su questo che forse esula un po' dal tema di questo webinar, ma che è bene ricordare. Come si effettua la vestizione? Qui vedete l'ordine con cui dovete indossare i vari indumenti. Intanto togliere ogni monile, orologi, braccialetti, anelli, igiene delle mani prima di cominciare, indossare per primo copriscarpe o stivali protettivi, il primo paio di guanti, il camice impermeabile lungo, fissare gli anelli del camice lungo al pollice e al mignolo in modo che le maniche non tendano a risalire, indossare una mantellina copricapo, poi la mascherina, sagomare molto bene la parte che coprirà il naso, al di sopra della mascherina FFP3 è bene indossare una maschera chirurgica, perché voi sapete che la mascherina FFP2 o FFP3 protegge voi ma non protegge gli altri dalle vostre goccioline espirate, mentre invece la maschera chirurgica protegge gli altri. Occhiali protettivi, visiera protettiva e, terminata questa vestizione, indossare il secondo paio di guanti. È complessa anche la fase di svestizione. La fase di svestizione va fatta con attenzione. Togliere il primo paio di guanti, igiene delle mani con gel alcolico che dovreste sempre avere nella sala broncoscopica, eliminare i guanti nell'apposito contenitore, dopodiché togliere il camice. Dopo tolto il camice, cercando di non venire a contatto con la parte esterna, ancora una volta procedere all'igiene delle mani. A questo punto togliete la visiera protettiva e gli occhiali e ancora igiene delle mani con gel alcolico. Possiamo adesso togliere la mascherina FFP3, togliere il copricapo e infine ancora igiene delle mani. Scusate. A questo punto possiamo togliere il secondo paio di guanti e procedere al lavaggio delle mani anche con acqua e sapone. Ma non basta. Perché non basta? Perché dobbiamo usare alcune precauzioni per minimizzare l'aerosol generato dal paziente e l'emissione di droplets. Questa è la metodica che noi usiamo. Una garza ben aderente che copra la bocca e il naso del paziente. Ovviamente state attenti a non soffocare il paziente durante la procedura. E a questo punto vi voglio far vedere una idea molto geniale proposta da un carissimo collega che è Samer Ashok Arbat di Nagpur, India, che è stato con noi alcuni mesi, alcuni anni fa, e che ha ideato e proposto questo box che lui chiama box di sicurezza, che è effettivamente un'idea semplice e geniale che adesso in questo breve video Samer ci illustrerà. È un box di plexiglass che viene messo sopra al paziente. Il box ha dei fori e nella parte anteriore ha delle lamelle plastificate che servono a evitare la dispersione delle particelle nella parte anteriore. Il box è dotato di fori, alcuni per il passaggio delle mani,
tutti i fori sono protetti da un materiale plastico morbido con un taglio a croce che consente un effetto valvola, cioè fa entrare le mani ma impedisce che le droplet escano fuori. C'è un foro per il broncoscopio che vedete nella parte alta del box e attraverso cui viene fatto entrare lo strumento, e tramite questa metodica si possono effettuare tutte le procedure broncoscopiche diagnostiche con broncoscopia flessibile. È ovvio che questo box non consente l'utilizzo del broncoscopio rigido, ma può essere estremamente utile durante le broncoscopie flessibili. E vedete qui in questa diapositiva alcuni dettagli di questa idea che io trovo estremamente geniale e semplice da realizzare. Il box può essere sterilizzato una volta utilizzato. Ma non basta. Non basta perché? Perché il personale che è in sala broncoscopica non deve uscire senza svestirsi, perché altrimenti noi rischiamo di portare fuori eventuali virus che sono arrivati nei nostri indumenti. Quindi è necessario mantenere personale pulito al di fuori della sala per tutte le esigenze non connesse alla procedura, telefono, amministrative, richieste, eccetera. Quindi mi dispiace per gli operatori, ma dovremmo limitare le nostre pause caffè tra una procedura e l'altra. Anche la rosa andrebbe fatta a questo punto in sala broncoscopica. Noi avevamo, chi è stato nel nostro servizio di pneumologia interventistica lo ricorda, una stanza dove andavamo, dove c'erano i computer, dove andavamo a fare la rosa. Ecco, uscire ogni volta per andare a fare la rosa dalla sala non è più consentito, quindi il materiale per la rosa l'abbiamo portato in sala, anche un computer attraverso cui vediamo le immagini radiografiche del paziente è in sala a 3 metri di distanza dal paziente. Ma non basta, perché il virus sopravvive a lungo sulle superfici, in particolare sulle superfici plastiche e metalliche. Guardate questi grafici. Coppera il rame. Sul rame vive poco, ma sul cartone vive fino a 40 ore. Sul metallo, sulle superfici metalliche, vive fino a 60-80 ore. Sulla plastica vive fino a 60-80 ore. Che cosa significa questo? Significa che tutti gli strumenti attorno al paziente, fonti di luce, monitor, carrelli, vanno disinfettati dopo ogni esame. Significa che bisogna evitare il passaggio di materiale cartaceo dalla sala all'esterno, e significa che le richieste varie cartacee per l'anatomia patologica, per il laboratorio, per la citologia, andrebbero fatte dal personale pulito che si trova all'esterno. Bisogna evitare che materiale passi dall'interno della sala all'esterno, dall'interno della sala dove si effettua la broncoscopia all'esterno del servizio. Veniamo ora a dire due parole sulla decontaminazione degli strumenti, che forse è nell'ambito della procedura broncoscopica quella che è cambiata meno. Il percorso deve essere differenziato per gli strumenti contaminati. Per accedere alla sala sterilizzazione ci deve essere un percorso differenziato per strumenti sporchi, ma questo era vero anche prima del coronavirus. E adesso l'addetto alla decontaminazione degli strumenti, o infermiere o operatore sociosanitario che sia, deve indossare durante la fase di sterilizzazione, di decontaminazione degli strumenti, gli stessi dispositivi protettivi che abbiamo descritto prima per gli operatori. Per la decontaminazione degli strumenti non cambia niente. Già sappiamo che la disinfezione ad alto livello, che è quella raccomandata per il broncoscopio, tutte le forme vegetative dei batteri, micobatteri, funghi e virus vengono inattivate.
Se seguiamo tutte le fasi abitualmente usate per la decontaminazione dei broncoscopi flessibili, prelavaggio, test di tenuta, pulizia, detersione, asciugatura, disinfezione o sterilizzazione, va benissimo l'acido peracetico che molti di noi utilizzano rutinariamente, non dovremmo avere problemi. Quindi diciamo che la fase di decontaminazione più o meno segue gli stessi schemi con molta attenzione che abbiamo seguito fino ad oggi. Questo ovviamente allungherà i tempi. Abbiamo dovuto ridurre il numero di broncoscopie che vengono effettuate in una seduta, in una mattina, perché pulire, sterilizzare i video, i monitor dopo ogni esame porta via tempo. E per quanto tempo dovremmo farlo questo tipo? Per quanto tempo dovremmo tenere questo atteggiamento? Per sempre? Non lo sappiamo. Sicuramente fino a quando il coronavirus sarà in circolazione. E purtroppo è mia impressione che lo dovremo fare per molto tempo. Ma alcune delle misure riportate dovrebbero comunque essere implementate rutinariamente nell'attività broncoscopica, perché è vero che adesso abbiamo il coronavirus, ma in passato e nel futuro avremo il micobatterio della tubercolosi, germi multiresistenti e altri virus. Quindi alcune delle misure che abbiamo imparato in questo periodo, come ad esempio chiedere che la sala broncoscopica sia a pressione negativa, l'utilizzo di alcuni dispositivi di protezione individuale, la disinfezione delle superfici, l'uso dei doppi guanti, ecco, potrebbero essere misure che dovremmo imparare ad usare, perché tutto nella vita può insegnare, anche purtroppo la pandemia di coronavirus. Dobbiamo imparare da questa pandemia, perché rifiutarci di imparare una lezione in un modo significa che la lezione ci verrà ripresentata in futuro sotto un altro aspetto. Io concludo con questi spunti e spero di avere con voi una discussione per poter approfondire o valutare alcuni aspetti che ho accennato. Concludo con un augurio, l'augurio che e adesso dovrebbe comparire una scritta che l'augurio che questa drammatica avventura, questo film finisca presto. Un augurio a tutti di buon lavoro, grazie a tutti per quello che state facendo, ce la faremo e io sono sicuro che a maggio torneranno a fiorire le rose. Grazie. Grazie professor Gasparini per la sua relazione. C'è una domanda per lei. In termini di virulenza, il paziente asintomatico è contagioso come il paziente sintomatico? Il paziente sintomatico indubbiamente è più contagioso, ma come ho fatto vedere in una diapositiva all'inizio, il paziente asintomatico è responsabile, può essere responsabile in questa pandemia, da valutazioni epidemiologiche, di circa e più del 50% dei contagi. Quindi il paziente asintomatico è contagioso. Se più o meno del paziente sintomatico, questo onestamente è una domanda a cui non so rispondere, ma quello che è certo è che il paziente asintomatico è contagioso. E così anche il paziente presintomatico, cioè quello che si ammalerà tra 10 giorni ma che ha già il virus, è contagioso. Grazie professor Gasparini per la risposta e ringraziamo tutti voi per l'attenzione e vi informo che il video